Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo appuntamento del 2023 con la nuova rubrica Distorto Zona. Se in tempo via abbiamo viaggiato nel passato, se in oscuro tuffo abbiamo visto il lato oscuro del mondo Pokémon, questa nuova rubrica affronterà misteri e stranezze del mondo Pokémon, che come sappiamo sono tante. Insomma, tutto quello che ad ora non sembra avere una risposta precisa. Ma perché ho chiamato questa rubrica Distorto Zona? Beh, perché banalmente nella sua traduzione italiana, dato che in inglese la mossa ha un nome diverso, mi piaceva l'idea di una zona distorta, strana e misteriosa. Ed è difficile fare chiarezza, un po' come i misteri. O forse non sapevo che nome dargli. E di cosa parliamo in questo primo appuntamento? Parliamo di 10 Pokémon bizzarri, assurdi e ovviamente misteriosi, che continuano ad essere in parte avvolti dal mistero, soprattutto per le loro descrizioni del Pokédex. E partiamo da uno dei Pokémon più iconici, appartenente alla prima generazione Pokémon e che proviene quindi da Kanto. Ditto. Noto come Pokémon mutante, il Pokémon 132 è in grado di trasformarsi in una copia perfetta degli altri Pokémon, grazie alla sua mossa Trasformazione. Trasformazione è una mossa che può utilizzare solo un altro Pokémon. Mew, altro iconico Pokémon di prima generazione, e chi conosce il mondo Pokémon da parecchio saprà che l'ipotesi che i due Pokémon siano collegati in qualche modo è davvero molto vecchia, ed in tutti questi anni non si è mai arrivati effettivamente ad una risposta. Ovviamente ci sono diversi indizi a riguardo. I due Pokémon, come già detto, sono gli unici a condividere la mossa trasformazione, hanno la stessa colorazione tendente a rosa, così come la colorazione shiny di una tonalità azzurra sia per Ditto che per Mew. Ditto nei titoli di Kanto non si trova inoltre in un luogo casuale. Gli esemplari di questo Pokémon si possono incontrare nella villa Pokémon dell'isola Cannella, villa in cui si possono trovare i diari che raccontano la nascita del clone di Mew, Mewtwo. Ditto compare inoltre anche in un altro luogo di Kanto che non sembra casuale, la Grotta Celeste, luogo dove è possibile catturare proprio Mewtwo. I Ditto insomma si trovano spesso in luoghi vicini a Mewtwo e Mew, e anche a Kalos accade la stessa cosa. Nella Valle Pokémon, che ospita la Grotta Ignota con Mewtwo, si possono trovare ancora una volta esemplari di Ditto. Insomma, secondo una teoria vecchia come Pokémon rosso, blu e verde, Ditto in realtà potrebbe essere un clone fallito di Mew, frutto di tanti tentativi non andate a buon fine prima di ottenere Mewtwo. Questo spiegherebbe le somiglianze al Pokémon Nova Specie, la sua presenza ricorrente in luoghi come la Villa Pokémon e la Grotta Celeste, e la possibilità di usare trasformazione e di essere l'unico altro Pokémon a poterlo fare, insieme a Mew. Non abbiamo mai avuto conferme ufficiali su questo mistero, ed in un'intervista con Junichi Masuda si è cercato di fare luce sul caso. Nel 2012, infatti, Game Informer fece la fatidica domanda al membro di Game Freak, chiedendo appunto se potesse parlare di questa teoria. Tuttavia Masuda rispose che non ne aveva mai sentito parlare e che in realtà ogni Pokémon è una creatura individuale, lasciando intendere che quindi non esiste nessun collegamento. Si tratta però della stessa intervista dove sempre Masuda negò il fatto che i Pokémon vengono mangiati, e sappiamo che non è così. E in sostanza ad oggi continuiamo a non sapere quale sia la vera identità del Pokémon mutante. Numero 2. Kadabra e gli umani che diventano Pokémon. Se non consideriamo la serie spin-off di Mystery Dungeon, tutt'oggi il fenomeno degli esseri umani che diventano Pokémon rimane un mistero, e Kadabra è uno dei più famosi. Il tutto è documentato nelle voci Pokédex di Smeraldo, Rosso Fuoco, Sole e Leggende Pokémon Arceus, e tutte parlano chiaro: Kadabra non è un Pokémon, ma un bambino o un ragazzo che si è trasformato in un Pokémon perché è dotato di particolari poteri psichici. Il mistero però è come può essere possibile una cosa del genere, e soprattutto si tratta di un evento irreversibile e l'umano non può più ritornare al suo vecchio corpo. Sembra una cosa particolarmente triste, e non si tratta di una descrizione inserita sporadicamente in qualche vecchio titolo Pokémon, dato che la troviamo anche nel penultimo titolo, e credo che ci sia un fondo di verità. Quello che forse non sapete però è che Kadabra non è l'unico Pokémon umano, ce ne sono anche altri. La maggior parte dei tipi spettro, sin dalle prime generazioni, sono anime di esseri umani rinati come Pokémon, come Frostless o Yamask, fino a Pokémon recenti come Brambly. Ma non solo tipi spettri. Ad esempio, secondo la descrizione di Pokémon Scarlatto, umani e Pokémon dispersi tra le montagne rinascono in Cryogonal.
La differenza però che c'è tra la trasformazione di questi esseri umani e il ragazzo o bambino che si trasforma in cadavra è data dal fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di anime di esseri umani che non riescono a trapassare, ma la trasformazione in cadavra sembra avvenire in maniera improvvisa ed è spaventoso da pensare, perché come già detto non sappiamo se il processo sia reversibile e quando catturiamo un cadavra che poi utilizziamo nelle lotte, forse stiamo utilizzando un ragazzo come noi, scomparso misteriosamente perché è divenuto un Pokémon. Il numero 3 è Meltan, Pokémon senza generazione. Questo Pokémon introdotto in Pokémon Let's Go è misterioso perché nessuno sa da dove provenga, quale sia la sua origine, e al momento il suo stesso inserimento in una generazione Pokémon è incerto. Su Pokémon Go, ad esempio, viene ancora considerato come un Pokémon proveniente da una regione sconosciuta, perché non è mai stato inserito ufficialmente in nessuna delle 9 generazioni conosciute. Teoricamente appartiene alla 7ª generazione, dato che è stato rilasciato ai tempi di Sole e Luna. Tuttavia non è uno dei Pokémon disponibili ad Alola e non sembra nemmeno nativo della regione di Kanto. Così come misteriosa è la descrizione di Melmetal, che dice che questo Pokémon è ricomparso misteriosamente dopo 3000 anni di assenza e possiede una forma Gigamax. E la voce del Pokédex di Spada e Scudo di questa sua forma parla di una terra lontana, dove esistono delle leggende su un ciclope che in realtà si pensa sia un Melmetal. Terre lontane, regione sconosciuta. Chissà se un giorno faremo luce su questo misterioso Pokémon misterioso. Numero 4. Unknown. I Pokémon misteriosi per definizione, introdotti a partire da Pokémon Oro e Argento, sono noti come Pokémon simbolo e hanno 28 forme differenti, collegate alle lettere dell'alfabeto latino insieme al punto interrogativo ed esclamativo. Stando a descrizioni come quella di Rubino e Zaffiro, non si sa se sia nato prima l'alfabeto o gli Unknown, ed in quella di Leggende Pokémon Arceus viene addirittura affermato che si stenta a credere siano esseri viventi. Altre descrizioni dicono invece che singolarmente questi Pokémon non producono nulla, ma insieme attivano uno strano potere. Una cosa che si può vedere nel terzo film Pokémon, dove gli Unknown realizzano i desideri di una bambina che ha perso i suoi genitori. Gli Unknown quindi sono Pokémon antichi, non sappiamo da dove arrivino e si trovano sempre in delle rovine. Nella regione di Johto si possono trovare nelle misteriose rovine d'Alfa, rovine in cui si può ascoltare tramite la radio degli strani ed inquietanti rumori, noti come onde arcane. Accanto invece si possono trovare nelle rovine Florabeto e a Sinnoh invece nelle rovine Flamminia. Compaiono inoltre in un'occasione decisamente particolare e mi riferisco all'evento di Arceus nei remake di Johto. Questo evento permette al giocatore di raggiungere le rovine Sinjo, dove il giocatore può ottenere un uovo di Dialga, Palkia o Giratina creato da Arceus. E nella scena della creazione dell'uovo da parte del Pokémon Primevo, compaiono proprio gli Unknown, come richiamati da una forza misteriosa. Dei Pokémon davvero enigmatici e tra i più affascinanti in assoluto per quanto mi riguarda. Chissà se potremo scoprire qualcosa di più in un ipotetico Leggende Celebi. Parlando di Pokémon misteriosi antichi, non possiamo non parlare anche del Pokémon Argilla. Claydol, il quinto Pokémon. Claydol è un Pokémon antichissimo e le sue descrizioni del Pokédex ne parlano dicendo che si tratta di una statuetta di argilla che ha preso vita 20.000 anni fa, dopo l'esposizione a misteriose radiazioni, il che lo rende uno tra i Pokémon più antichi, se non consideriamo quelli rigenerati dai fossili. E se già la sua nascita è misteriosa, la descrizione arrivata solo con la 7ª generazione lo è ancora di più. In Pokémon Ultraluna viene detto che questo Pokémon è stato creato da un popolo antico, ispirandosi a qualcosa di misterioso caduto dal cielo. Non sappiamo dove sia caduto questo oggetto misterioso. Claydol è stato introdotto in terza generazione e teoricamente è nativo di Hoenn. Tuttavia l'oggetto misterioso da cui gli umani hanno preso ispirazione per creare la bambola che poi è divenuta un Pokémon non è detto che sia caduto ad Hoenn. I Claydol si possono trovare ad esempio anche ad Unima e Galar. E cos'è successo a Galar 20.000 anni fa? Secondo il Pokédex è caduto il meteorite con cui Eternatus è arrivato sulla Terra. Potrebbe trattarsi solo di una coincidenza questa datazione, ma come fa notare lo youtuber Mega Teddiursa, a Galar si trovano delle statue che raffigurano proprio Claydol e si trovano solo in questa regione. Sapremo mai cos'è l'oggetto misterioso collegato a questo Pokémon? Fatemi sapere cosa ne pensate. Il sesto Pokémon è invece Kangaskhan e potremo parlare di questo Pokémon anche solo chiedendoci come faccia a nascere da un uovo già con un picco.
Principalmente questo mostriciattolo è legato alla leggenda metropolitana che lo lega a Cubone. Negli anni i fan hanno ipotizzato che la madre persa dal Pokémon fosse proprio una Kangaskhan. Tuttavia nella torre Pokémon la spettro sonda rivela che il Pokémon trasformato in spettro è in realtà una Marowak. Una cosa che sembra quindi smentire questa ipotesi. Kangaskhan però in tutti questi anni non ha mai ricevuto una controparte maschile ed il cucciolo inspiegabilmente non è mai stato reso un baby Pokémon. Ma l'unica cosa che ha ottenuto nel tempo è stata una mega evoluzione che influisce direttamente sul cucciolo, che stando al Pokédex ottiene un'evoluzione vera e propria. Tale forma però è confinata nei titoli di sesta e settima generazione. Kangaskhan ha quindi in realtà una linea evolutiva completa, che parte dal cucciolo, all'esemplare più adulto, ed infine al Kangaskhan vero e proprio. Come già detto però, questo Pokémon continua ad essere solo di sesso femminile e non sappiamo se la sua linea evolutiva verrà mai ufficializzata. Il settimo Pokémon è invece il leggendario Kyurem, e qui arriviamo a quei Pokémon che non abbiamo mai visto per davvero. Il leggendario Drago Ghiaccio può assumere due forme distinte a partire da Pokémon Bianco e Nero 2, assorbendo Reshiram o Zekrom e cambiando quindi forma in Kyurem bianco o Kyurem nero. Nei titoli veniamo a conoscenza del fatto che in realtà questi due Pokémon non sono il vero Kyurem. Esiste infatti un drago originale e Kyurem è solo una parte di questo Pokémon. Al momento però questo misterioso drago non è ancora comparso nei vari titoli e sostanzialmente non si è più saputo nulla. Inoltre lo stesso arrivo di Kyurem ad Unima è decisamente misterioso. Secondo la leggenda della città di Fortebrezza, che si trova nei pressi della Fossa del Gigante, un giorno un asteroide si schiantò nella regione ed al suo interno si trovava un mostro, quello che oggi conosciamo come Kyurem. Interessante il fatto che Eternatus sia arrivato a Galar nello stesso modo, e resta da capire se anche il terzo leggendario di Scarlatto e Violetto subirà lo stesso destino. Visti tutti i richiami ad Unima in Leggende Pokémon Arceus, sono abbastanza sicuro del fatto che prima o poi un capitolo della saga di Leggende con il drago originale arriverà, forse proprio insieme ai fatidici remake di Nero e Bianco, per fare luce su questo misterioso Pokémon. L'ottavo Pokémon appartiene invece sempre alla quinta generazione, ed è Genesect, il Pokémon paleozoico. Altro Pokémon che non è esattamente come dovrebbe essere. Questo mostriciattolo coleottero, stando al Pokédex, esiste da ben 300 milioni di anni, ed è stato modificato dal Team Plasma, che ha montato un cannone sulla sua schiena per potenziarlo. Tra tutti i fossili Pokémon, però, non abbiamo al momento mai avuto un Pokémon che possa legarsi a Genesect. Alcuni vedono qualche somiglianza in Kabutops, ma il problema in questo caso è il fatto che non coincide il tipo coleottero, unito al fatto che anche il Kabutops rigenerato potrebbe essere molto diverso dal Kabutops antico. Se per Kyurem sono abbastanza sicuro che un giorno vedremo il drago originale, credo che invece il mistero di questo Pokémon estinto rimarrà per sempre, e dubito che in eventuali nuovi capitoli possano preoccuparsi di inserire questo Pokémon, considerando anche il fatto che ormai gli ultimi Pokémon fossili tradizionali appartengono alla lontana sesta generazione, e le nuove generazioni hanno sperimentato delle alternative o li hanno proprio rimossi. Il penultimo e nono Pokémon misterioso proviene ancora da Kanto, ed è Voltorb. Questo Pokémon ha alcune tra le descrizioni più enigmatiche di tutto il Pokédex. Stando a Pokémon Giallo, quello che vediamo non è il suo vero aspetto. In realtà non è una Pokéball animata, ma un misterioso Pokémon che si traveste da Pokéball. Quella di Rubino dice che il Pokémon è stato avvistato per la prima volta nei pressi di una fabbrica di Pokéball, in quella di Argento che è stato scoperto con l'invenzione delle Pokéball, mentre quella di Zaffiro che si dice sia stato creato esponendo una Pokéball ad una forte carica energetica, e si ipotizza quindi un possibile Pokémon artificiale. In Cristallo però viene detto che i materiali del suo corpo non si trovano in natura, un punto a favore su questa tesi del Pokémon artificiale. Leggende Pokémon Arceus ha poi introdotto una forma Isui per questo Pokémon, e anche nella descrizione del Pokédex di Leggende viene detto che non si capisce come mai assomigli così tanto ad una Pokéball, il che fa rimanere Voltorb avvolto dal mistero. Dato che sappiamo che sono spesso i tipi spettro a prendere possesso di oggetti inanimati, non è da escludere il fatto che possa trattarsi di un Pokémon di questo tipo, forse già conosciuto come Ghastly, che abitava Isui già in tempi antichi. È probabile però che questo mistero non venga mai svelato, e se c'era un'occasione per darci un'informazione in più su questo enigmatico Pokémon, quella era proprio la sua forma Isui. L'ultimo Pokémon invece è recentissimo, proviene da Paldea, e ci sono molte somiglianze con Voltorb. Sto parlando di Varun, e chi ha visto il video sulle descrizioni del Pokédex di Scarlatto e Violetto saprà già a cosa mi riferisco. Il Pokémon è un doppio tipo acciaio-veleno, e stando alla descrizione del Pokédex di Scarlatto, questo Pokémon è nato quando un misterioso Pokémon di tipo veleno ha preso possesso di un motore abbandonato. E ancora una volta quindi non è questo il suo aspetto. Come ho già detto anche per Voltorb,
Voltorb, i Pokémon che prendono possesso di oggetti inanimati sono quelli spettro, ma in questo caso abbiamo un tipo veleno. E un Pokémon spettro e anche veleno è sempre Gastly, presente a Paldea, quindi che sia lui il misterioso Pokémon dentro al motore. In questo caso il Pokémon andrebbe a convertire il suo tipo in quell'acciaio, un po' come fa Rotom con le sue forme. Rotom, quando prende possesso di ventilatori, forni a microonde, frigoriferi e taglia erba, cambia e perde il suo tipo spettro e ne guadagna uno nuovo, mantenendo però quello elettro. In questo caso Gastly entrerebbe in Varum e perderebbe il suo tipo spettro, mantenendo il veleno e guadagnando quello acciaio offerto dal Rottame. Uno degli indizi sul fatto che possa essere Gastly è anche la sua evoluzione, Revarum, che ottiene una lingua, che ricorda la lingua di Haunter, e le descrizioni del Pokédex sembrano andare in questa direzione. La descrizione di Scarlatto ci dice che il Pokémon produce energia facendo esplodere nei suoi 8 cilindri un gas che forma mescolando tossine e minerali delle rocce, e Gastly è fatto di gas. Revarum inoltre ha una grossa lingua, e guarda caso Haunter, che evolve da Gastly, è noto soprattutto per la sua mossa leccata. Ad esempio la descrizione di Perla Splendente dice che il Pokémon lecca le sue vittime con la sua lingua tossica, sottraendo loro l'energia vitale. Si potrebbe ipotizzare anche un Pokémon come Grimer, ma sono convinto si tratti di uno spettro, e se non si tratta di Gastly, forse un Pokémon ancora sconosciuto. Ad ogni modo, anche questo Pokémon rimane tuttora misterioso. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa prima nuova rubrica del 2023. Io mi sono divertito tanto a cercare queste informazioni, i misteri mi affascinano tantissimo perché ci danno modo di speculare tanto, e alla fine sono belli proprio per questo. Io come sempre vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a qui, in descrizione trovate anche gli ultimi video usciti sul canale, vi chiedo di lasciare un like di supporto se il video vi è piaciuto, di passare dal mio profilo Instagram per rimanere aggiornati sulle pubblicazioni e di commentare ovviamente dicendomi la vostra. Io mi scuso se questo video si è fatto attendere tantissimo, però purtroppo ho avuto un mal di gola pazzesco durante le vacanze e non sono riuscito a lavorarci. Detto questo ragazzi, grazie ancora, buon anno e ci vediamo prestissimo con tanti altri contenuti per passare insieme anche questo 2023.